been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Buonasera, buonasera e benvenuti alla consueto appuntamento con il Terzo Tempo Live per parlare diffusamente di Pro Vercelli Pescara. Pro Vercelli ha battuto il Pescara 3-1, come sapete tutti. Il Pescara ha fatto registrare un pessimo approccio al match in 10 uomini dopo 10 minuti, dunque per 85 minuti, recupero compreso, il Pescara in 10, espulso Crescenzi. Poi c'è stata una buona reazione, il gol del pareggio, ma i biancazzurri si sono lasciati andare, potremmo dire così, nel finale, si sono sciolti nel finale, tant'è che il gol del 2-1 della Pro Vercelli è arrivato a 8 minuti dall'epilogo, con Rajčević che è stato determinante, è entrato in corso d'opera, autore poi di una doppietta al 37esimo al secondo tempo, il 2-1, al 90esimo il 3-1. Buonasera Giuseppe Tambone. Buonasera. Pessimo approccio al match, intanto questo lo diamo come no, cioè questo è il dato acclarato della partita di oggi, di questa sì, sera. Io mi sono fatto un'idea di questo approccio e alla fine credo che il tecnico del Pescara avesse deciso di giocarsela questa partita come era logico e giusto che fosse, perché in questo momento il Pescara ha bisogno di una vittoria assolutamente per poter marcare un po' più il passo e quindi riguadagnare posizioni e tranquillità. Probabilmente aveva pensato di gestirsela così la partita con una formazione che se la potesse giocare. Alla fine però in questo pessimo approccio, come lo chiami tu, credo che non sia dovuto tanto dall'aspetto psicologico perché ma piuttosto anche dall'atteggiamento della squadra avversaria che ti ha proposto sugli esterni due giocatori, tra l'altro brevilinee, veloci, molto tecnici, a piedi invertiti, e ha messo a nudo soprattutto sul tuo lato di difesa destro tutte le difficoltà che in effetti questo Pescara aveva, che si sono andate a sommare anche ad un centrocampo che era incapace di tenere e di soprattutto di bloccare quello che era il giocatore più pericoloso della Pro Vercelli, cioè certo, il 37enne Vives, che ha fatto il bello e cattivo tempo dettando i tempi e trovando sempre un giocatore sugli esterni libero da servire, da far salire, perché oltre ai due esterni c'era anche Mammarella che aveva assicurato una buona attenzione. Il Pescara è stato sicuramente colpito in un punto debole, e ha pagato con l'espulsione per il doppio fallo di Crescenzi e poi neppure a farla apposta. Ingenuo Sì, aveva preso l'ammonizione poco prima. E questi falli sono frutto, non guarderei tanto il fallo che a quel punto, chiaro, se non viene istintivo si cerca di bloccare comunque l'avversario che ti era scappato ed era in una posizione, non il primo ma il secondo, molto pericolosa. Ma la problematica è la posizione, il tempo di intervento, la scelta dell'intervento che ti mette nella condizione di essere in ritardo e quindi di dover far fallo. Lì probabilmente il giocatore è mancato, un giocatore che è uno di quelli che ha decine e decine di partite di Serie B sulle spalle, senza chiaramente volerlo colpevolizzare, però dovrebbe essere uno di quelli più esperti, attenti, e invece si è stato in grandissima difficoltà. Anche il suo sostituto alla fine, Balzano, sì, Balzano, ha ripetuto sostanzialmente quella che era la prestazione del collega che era andato via, però a quel punto la squadra era in 10. Alla lunga, diciamo così, che ha pagato l'inferiorità numerica al Pescara, perché comunque era tornato in partita, no? Col gol del pareggio. Sì. Insomma, il finale sembrava tutto sommato una gara sotto controllo. Nel finale poi è arrivato questo gol di questa rete di Rajčević che insomma ha trovato disattento Fornasier. Ma ti dico di più, io credo che anche sull'1-1 con la squadra al rientro in campo,
Pescara ha avuto forse prima della Pro Vercelli le occasioni, sì, per poter addirittura passare con Falco in vantaggio, sì, con Falco che paradossalmente sicuramente è meglio giocare in 11 che in 10, non scherziamo su queste cose, però paradossalmente dal nuovo quadro tattico che si era creato è riuscito ad essere più libero, un giocatore che sugli esterni o in ruoli dove deve avere i binari o le scelte predefinite soffre un po' perché fisicamente non ha la gamba, non ha la possibilità del contatto fisico, quindi con il campo aperto ha fatto vedere forse le cose migliori che poteva esprimere e è andato vicinissimo lui, ha servito credo un paio di iniziative ottime che potevano essere finalizzate. E poi quando la partita in questo ping pong di occasioni sembrava potersi comunque concludere con un pareggio che alla luce anche degli altri risultati sarebbe stato certamente oro colato, è arrivata questo gol da calcio da fermo. Sì. E anche lì bisogna essere attenti. Beh, lì bisogna sentire l'avversario in area, no? Sì, bisogna piazzarsi in una maniera del tutto diversa da quello con cui era piazzato in particolare Fornasier, perché si è trovato addirittura davanti al giocatore ha tentato di prendere il pallone in salto e non ci è riuscito, quindi a quel punto è stato abbastanza facile. Poi gli ultimi minuti è stato con il Pescara che giocava con il 3-3-3 più o meno. Assolutamente. È chiaro che lì c'è stato il terzo gol, ci poteva essere il quarto, ma diciamo che si è sciolto nel finale. Quest'ultima parte la dovremmo tagliare fuori dai commenti perché non è assolutamente. Non è però obiettivo. Insomma non bisognava perdere questa partita anche perché si affrontava l'ultima della classe, avevamo detto una partita possibilmente da vincere ma tassativamente da non perdere. Purtroppo così non è stato, la Pro Vercelli dunque prevalso per 3-1, decisivo l'ingresso di Rajcevic, Montenegrino ex Vicenza e Bari, tra l'altro anche col Vicenza ha inciso due anni fa nel confronto con il Pescara di Massimodo, poi vi faremo vedere l'azione del primo gol di quella partita che finì 2-2 e fu determinante insomma il contributo dell'attaccante Montenegrino che quest'anno stava facendo devo dire molto male, insomma un rendimento che aveva disatteso fino a questo momento le aspettative della vigilia, oggi con la doppietta ha firmato il suo quinto gol in questa stagione. Allora facciamo così, andiamo a vedere intanto il quadro completo dei risultati e poi subito la sintesi, le immagini salienti di questa partita. Tra l'altro il Pescara davvero non sa più vincere, il successo manca dal 10 febbraio, 1-0 sulla Salernitana, nelle ultime 11 partite 33 punti a disposizione, il Pescara ha racimolato la miseria di 5 punti. Allora, ad Ascoli, Parma batte Ascoli 1-0, giocata ieri, ha deciso Emanuele Calaiò. Ad Avellino, Frosinone batte Avellino 2-0, Bari-Novara 1-1, a Carpi, Perugia batte Carpi 2-1, Cesena-Empoli 2-3, dunque vittoria esterna, l'ennesima di questa stagione per l'Empoli, ennesima vittoria, l'Empoli di Andrea Soli davvero ad un passo dal ritorno in Serie A che potrebbe arrivare anche nel prossimo turno se l'Empoli dovesse vincere a Frosinone, non è facile però insomma questo Empoli è capace di tutto e se ci dovesse essere la concomitanza di altri risultati favorevoli, insomma un Empoli da record. Cittadella Palermo 0-0, Cremonese Salernitana 1-1, Pro Vercelli batte Pescara 3-1 alla Spezia, lo Spezia sarà il prossimo avversario dei biancazzurri domenica 17:30 all'Adriatico, Brescia batte Spezia 1-0, deciso Torre Grossa, Ternana Foggia 2-2 con il Foggia che ha rimontato per ben due volte il risultato che era sfavorevole, la Ternana però è ancora viva, lo sta dimostrando, Venezia batte Entella 2-0, diciamo che l'unica nota lieta e possiamo vedere la classifica di questo turno, a prescindere dalla sconfitta, le squadre che seguono il Pescara, cioè che sono dietro il Pescara, le squadre del Pescara non hanno vinto. Nessuno ha vinto, tranne la Pro Vercelli. Nonostante tutto verrebbe quasi da sorridere questa sera perché per come sono andati i risultati alla fine il Pescara ha guadagnato un turno rispetto alla sua posizione di privilegiata di salvezza anche se per un filo. Però è chiaro che in questo momento oltre a guardare dietro bisogna anche dare uno sguardo davanti che con una vittoria sicuramente ti avrebbe permesso
di riguadagnare due o tre posizioni. Assolutamente, abbiamo, bisogna tornare a vincere, questo è un po' la sintesi. Se pensiamo al Brescia che ha 45 punti, se non sbaglio, sì, sì, è praticamente quasi al sicuro. Il Pescara in queste, come dicevo l'altra volta, ha la fortuna di potersi giocare le partite quasi tutte sullo scontro, con lo scontro diretto. Però il primo lo ha seccato. Però bisogna vincerli questi scontri diretti, perché assolutamente. Sono d'accordo. Allora, rivediamo la classifica e poi le immagini. O perlomeno se sono al di sotto di te, cercare di non perderle. Assolutamente. Empoli 73 punti più 11 sul Frosinone, a quota 62, è tornato al gol a Paganini, che ha subito quest'anno un altro infortunio molto grave, è tornato in campo, ha segnato il gol del 2-0, quello della sicurezza nel finale. Tra l'altro è maturata questa vittoria del Frosinone, importantissima, in chiave promozione sul campo dell'Avellino. Il primo gol, neanche a dirlo, di Federico Dionisi. Tra l'altro Frosinone senza Daniel Ciofani, un'assenza pesante nel reparto offensivo di Moreno Longo. Palermo e Parma 60 punti al terzo posto, Perugia 57, che campionato sta disputando il Perugia di Roberto Breda. Bari 56, Venezia 54, Cittadella 52, Foggia 50, Carpi 49, Spezia 47 punti. Dunque in questo momento lo Spezia ha un ritardo di 5 lunghezze dai playoff. L'ultima squadra, l'ottava squadra, è proprio il Cittadella, che ha 52 punti. Tra l'altro lo Spezia nel girone di ritorno ha zoppicato e non poco, soltanto 3 successi. Spezia prossima avversaria, ripetiamo, del Pescara domenica alle 17.30 all'Adriatico. Brescia 45, come diceva giustamente Giuseppe, Brescia che si sta tirando fuori alla grande dalle acque limacciose della graduatoria. Ricordiamo che qualche settimana fa nello scontro diretto col Pescara era proprio invischiatissima la formazione di Boscaglia, e da quel momento in poi davvero ha fatto degli scatti decisivi in chiave salvezza. 45 punti il Brescia, Salernitana 44, Cremonese 43, Novara e Avellino 40, Pescara 39, un punto di vantaggio sempre sui play-out. Il Cesena ha perso in casa con l'Empoli a quota 38, l'Entella ha perso a Venezia a quota 37, l'Ascoli ieri in casa con il Parma fermo a 36, la Ternana ha pareggiato con il Foggia 2-2 ed è stata raggiunta dalla Pro Vercelli, e torna a sperare anche la squadra di Gianluca Grassadonia. Nel prossimo turno ci sarà proprio Entella Pro Vercelli, scontro davvero vitale in chiave salvezza per i piemontesi, ma anche per i liguri, che stanno accusando una flessione evidente. Allora, prima delle immagini, vediamo un po' gli schieramenti che sono stati proposti dai due allenatori, perché ci sono nel Pescara, c'erano al fischio iniziale di Rossi, Pordenone, ben 4 novità, una obbligata in difesa per le assenze di Campagnaro, squalificato, e Coda a causa infortunio. Vabbè, non consideriamo più neanche Lungo, De Genti, Proietti e Bovo. Dunque Fornasier e Perrotta, questa è la novità. Soprattutto a sinistra torna Mazzotta, Crescenzi a destra, dunque fuori Fiamozzi, che era stato titolare nelle ultime partite, a centrocampo Macin dal primo minuto, e in attacco soprattutto Falco al posto di Capone nel tridente completato da Pettinari e Mancuso. Falco naturalmente esterno di destra, Mancuso a sinistra, Mancuso che poi è stato sacrificato per ovvi motivi da Pillon, tra poco vedremo, per l'espulsione di Crescenzi. Al suo posto è entrato Balzano per ripristinare la linea difensiva a 4. La Pro Vercelli, vediamo la Pro Vercelli che ha cambiato sistema di gioco. In realtà Grassadonia ha spesso utilizzato il 4-3-3, ma veniva da una buona partita, tra l'altro aveva sfiorato il pareggio ad Empoli nell'ultimo turno con 3-5-2, 4-3-3, una scelta strategica, come diceva giustamente Giuseppe Tambone, al di là dell'approccio errato al match da parte dei biancazzurri. Ma Grassadonia punta sui due esterni che sono molto sono brevilini e tecnici, soprattutto Bifulco, che mi ha fatto una grandissima impressione. Io lo ricordo nel Rimini qualche stagione fa, classe 97, di proprietà del Napoli. Bifulco a sinistra, Rovini a destra, è un nazionale, tra l'altro è Reginaldo, terminale della manovra. Poi Vives, che non ha bisogno di presentazioni, il regista della Pro Vercelli, ex Lecce, Torino, classe 80, compirà tra pochissimo 38 anni, Germano e Castiglia gli interni, poi Pigliacelli tra i pali, ex al pari di Mammarella. Anche Mammarella non è più giovanissimo, ma ha dimostrato di essere ancora in grandissima salute. Berra, Gozzi e Bergamelli a completare il reparto
quarto arretrato. Possono partire dunque le immagini di questa partita che comincia non nel migliore dei modi, eufemisticamente, per il Pescara. Il fischio inizio di Ross di Pordenone, proprio subito dopo qualche secondo il primo fallo di Crescenzi su Bifulco, che ha un'altra velocità, e quindi la prima ammonizione, la seconda nel breve oggi di qualche minuto al decimo. Ecco qui ingenuo Crescenzi, perché insomma in quel caso Bifulco poteva essere contrato assolutamente dagli altri compagni del reparto arretrato, e viene espulso Crescenzi dopo 10 minuti. Subito un grande intervento di Fiorillo sulla spizzata di testa di Reginaldo, esce Mancuso, viene sacrificato al suo posto Balzano, ripristinata la linea della difesa a 4, calcio di rigore, altro dribbling di Bifulco davvero imprendibile ai danni di Balzano, che appunto aveva preso il posto di Crescenzi espulso, calcio di rigore sul punto di battuta, la freddezza di Vives, portiere da una parte, palla dall'altra, dunque spiazzato Fiorillo, la Provercelli sblocca il punteggio al minuto 19. Nel corso del primo tempo c'è il pareggio della Pescara, il sinistro di Falco, la deviazione di Bergamelli, il riflesso di Pigliacelli e il tapin di Macin, secondo gol stagionale, il primo con la maglia del Pescara tenuto in gioco da Gozzi, rimostranze infondate da parte dei difensori e della squadra in generale, della squadra allenata da Grassadonia. Poi nel finale di frazione il destro insidioso, velenoso direi, di Berra con la grande parata di Fiorillo. Il secondo tempo comincia così, in realtà ci sarebbe un'azione che purtroppo non è stata inserita nella sintesi, Falco che chiama un grande intervento Pigliacelli, qui però spreca una grandissima opportunità Bifulco, poi il sinistro dalla distanza di Rovini, sempre pronto l'estremo difensore biancazzurro, poi Falco che ha giocato una buona partita, gioco di gambe, se ne va tra due avversari, entra in area, palla in mezzo e c'è la deviazione di un difensore della Provercelli che evita guai, inquadrato Pillon, e c'è il gol, questo sì, il gol del vantaggio a 8 minuti dall'epilogo, praticamente un calcio di punizione, come dicevi tu Giuseppe Tambone, e Rajcevic se lo dimentica proprio, Fornasier tocca il pallone di quel tanto che basta per infilare Fiorillo, assolutamente incolpevole nella circostanza, 2-1 a 8 minuti dalla fine, perde palla il Pescara, tutto sbilanciato, Reginaldo con i tempi giusti, il pallone filtrante per Rajcevic entrato in corso d'opera, freddissimo l'attaccante montenegrino ex Vicenza e Bari, il gol del 3-1, poi Fiorillo eviterà un passivo ben più pesante, rivediamo il secondo gol di Rajcevic faccia a faccia con Fiorillo, inquadrato Gianluca Grassadonia, c'è questo tentativo di Castiglia sventato dal portiere biancazzurro che poi si ripeterà più tardi ancora su Rajcevic se non vado errato, ma non c'è l'azione a cui mi riferivo, quindi finisce così, Provercelli batte Pescara 3-1, andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Massimo, buonasera, sono Mauro Scuti da Pescara. Ciao carissimo Mauro, ben risentito. Ah, ben risentito pure per te, cioè nel senso che ti seguo sempre, quindi non, ho mancato un po' di settimane a non telefonare. Sei perdonato, dai. Senti, sono molto preoccupato, sono molto preoccupato perché questa è una stagione che è iniziata, diciamo così, male. Allora, il presidente Sebastiani purtroppo ha parecchi meriti, molti meriti, però poteva gestire diversamente questa stagione, insomma. Questo è tutto frutto del suo, diciamo così, comunque, sono cose che tu hai detto in quasi tutte le trasmissioni. Io non vorrei usare toni pesanti, però vedo che è cominciata male, speriamo che non finisca peggio, perché questa è una squadra che praticamente nelle ultime 7 gare che c'ha a disposizione sono tutte così, sono gare come questa di oggi, insomma, non sono gare facili, specialmente la prossima con lo Spezia, che vorrei pure un intervento di Giuseppe che lui sa tutto di queste cose, che praticamente lo conosco di vista, però so che è bravissimo, perché lo Spezia fuori casa non è una squadra facile, gioca molto meglio fuori casa che dentro casa, e poi
sarà uno spartiacque sicuramente la prossima, perché lo Spezia non è facile fuori casa, poi per le altre insomma sono tutte uguali a questa di oggi, non so come andrà a finire. Comunque ripeto, frutto del coso del mi sfugge il come dire l'interpretazione del coso di Sebastiani, di come ha interpretato tutta quanta la gestione con Zeman. Poteva fare diversamente, insomma, tranquillamente gestire un campionato che andava tranquillamente portato in porto diversamente. Purtroppo non è stato così e ne paghiamo le conseguenze. Perfetto. Non lo so. Perfetto, grazie Mauro. Niente, grazie Massimo. Facciamo rispondere Giuseppe sullo Spezia. Allora, volgiamo lo sguardo al prossimo turno. Lo Spezia è una squadra ispida, intanto, soprattutto in trasferta. Ha ragione Mauro, prende pochi gol, è una delle squadre che vantano insomma la difesa. Credo che sia una delle difese meno perforate, insieme al Palermo, se non vado. Innanzitutto è una squadra molto, molto fisica. Sì. Non velocissima, abbastanza statica, però è una squadra che ha un ottimo centrocampo, una buona proprietà di palleggio, ha giocatori espertissimi lì davanti. È chiaro che Pescara non dovrà assolutamente lasciargli campo, non dovrà lasciargli la possibilità di avere il pallino del gioco. È una squadra che va aggredita. Sì. Il Pescara in questo momento deve, secondo me, adeguarsi a quello che è richiesto da questa fase di campionato, cioè di giocare con grande attenzione, nervi saldi, di cercare di commettere meno errori possibili e soprattutto di adeguarsi se dall'altra parte c'è da giocare una partita sporca, una partita da mettersi l'elmetto, da buttare qualche pallone in tribuna se serve, oppure cercare anche di adattarsi all'avversario. Ogni errore in questo momento, in queste partite, soprattutto negli scontri diretti, ripeto, quello con lo Spezia non lo sarà, sì. Però gli altri sì, devono essere affrontati con la massima attenzione. Alcuni errori che abbiamo visto questa sera fare da giocatori che comunque non sono il ragazzino di turno, cioè non l'ha commesso il Koulibaly oppure certo. Anche il Valzania, il Carraro, cioè giocatori di provata esperienza, un po' quello che è successo anche a Campagnaro nell'ultimo turno di campionato all'Adriatico. Cioè, se in questo momento e credo che Pillon si stia affidando a giocatori con un po' più di curriculum, sì. Perché in questo momento c'è bisogno di avere l'attenzione, il guizzo, l'esperienza, il momento di cogliere la lettura giusta sia del pallone ma anche della situazione tattica. Se questo non riesce ad avvenire, significa che comunque la squadra deve dare qualcosa di più a livello di attenzione, perché così si vanno a vanificare magari partite anche preparate bene, perché io credo che Pillon l'avesse pensata e preparata bene, per sì. Esempio quella di questa sera, però poi ci sono errori che ti rovesciano completamente certo. Il quadro, e in quel momento lì, se invece di fare una partita propositiva ti trovi a fare una partita di contenimento. Chiaro. Perché gli avversari ti invadono sugli esterni, non riesci con i raddoppi, non riesci a scalare, non riesci a prendere un pallone per un break a centrocampo e lasci sempre quei tre attaccanti persi là davanti, è chiaro che volerla un po' contare, il Pescara aveva pensato, secondo me, di fare una partita sul palleggio, anche sulle ripartenze se vogliamo, certo. Però con uomini in grado di saltare l'avversario, il machine, il falco, di dare la giocata anche lunga, anche di è qualità. Chiaro, come, è chiaro come che però è cambiato lo spartito, dopo 10 minuti quell'espulsione ha complicato i piani. Certo, perché se sui piani uno contro certo, uno certo. Vai a perdere dei palloni abbastanza semplici nella lettura, sei costretto certo. A commettere fallo, prendi le punizioni, la squadra si deve abbassare e non riesci ad uscire, è chiaro che la squadra ti si spacca, in mezzo però al campo non hai giocatori tranne Valzania che possono andare in pressione, in aggressione, e ti trovi gli avversari che sono nei tuoi 25 metri. È vero anche che strategicamente dobbiamo fare anche complimenti a Grassadonia, no? Come dicevi tu, ha puntato
facendo uno contro uno sugli esterni con due giocatori molto, molto agili, Brevilini e tecnici, ma soprattutto Bifulco più di Rovini, perché Rovini effettivamente non è che abbia impensierito più di tanto Mazzotta, anzi è stato molto sulle sue, mentre a sinistra davvero è sembrato incontenibile, imprendibile Bifulco sin dalle battute iniziali, prima con Crescenzi e poi con Balzano. Dobbiamo andare... Ma è un discorso anche dei raddoppi, lì avevi, lì avevi per esempio anche Falco il primo tempo, è chiaro che Mammarella con Falco lì tagliato fuori, che non riuscivano a servirlo, chiaramente era un offendente che in più con cui tu dovrevi fronteggiare con i centrocampisti che non riuscivano a chiudere, quindi era un attaccante in più anche Mammarella. Però ciò nonostante sarebbe servito davvero poco per uscire indenni dal Piola di Vercelli, no? Perché la partita poi è tornata in un certo senso in equilibrio, sembrava insomma poter gestire la situazione il Pescara e poi è arrivato questo gol, un grave errore da Matita Blu, anzi prima della telefonata e della pubblicità vorrei farlo rivedere, il gol di Rajčević al 37esimo della ripresa, perché come diceva Giuseppe praticamente come se fosse stato un calcio da fermo, perché tutto il tempo Gatto, che tra l'altro è entrato anche lui in corso d'opera, fratello di Leonardo Gatto, Massimiliano Gatto, ha alzato la testa, ha messo questo pallone in mezzo, lo ha completamente dimenticato Fornasier, sbagliata proprio la marcatura, la postura nella marcatura di Rajčević, no? Era davanti e non può stare mai davanti. Se non ricordo male, magari rivedendolo, era proprio tutto il reparto che era messo male. Se fermi un attimo... ecco, questa è la conclusione. Esatto. Nel momento in cui parte il pallone, lì possiamo tornare un attimo indietro, Danilo. Nel momento in cui parte il traversone, la linea difensiva, i difensori devono fare la classica scelta: hanno a fianco il giocatore e quindi lo controllano, oppure devono cercare di chiudergli la porta, quindi di fare qualche passo, di scappare, perché non potevano sicuramente pensare di metterlo in fuorigioco, rimanendo così. Ma oltre a Fornasier, che si è trovato avanti a Rajčević, c'era anche Perrotta che era avanti a Reginaldo. Quindi avevi, ecco, vedi, in questa situazione, nel momento in cui parte il traversone, guarda, Perrotta si appiattisce verso l'esterno e Reginaldo gli prende tempo e spazio e vede la porta perché è libero, non ha nessuno, guarda così. E dall'altra parte si trova anche il Fornasier che si trova posizionato male perché gli sbuca alle spalle Rajčević. Lui non la prende e in entrambi i casi non hai a contatto il difensore. Sì, infatti. E lì è la classica situazione. Cioè lo devi sentire. Che chiunque lo devi toccare, lo devi sentire. A calcio a 5 o la terza categoria, può essere che non la prende lui, non la prendo io, ma neppure la prende lui. Assolutamente. Cioè, in quella situazione lì è di facile. Come ha detto Pillon a fine partita, vabbè, insomma, questa è una cosa, voglio dire, anche elementare, che si capisce senza neanche che debba parlare un allenatore. Bisogna sentire l'avversario, non puoi stare a due metri con un pallone che viene scodellato dalla fascia destra. Massimo, in quel modo. Questi sono movimenti che veramente oggi ti insegnano nelle categorie giovanili, quando c'è la palla scoperta, come in quel caso lì, che quello ti sta facendo il cross, no? Allora non lo puoi mettere in offside, che sarebbe pazzia pura. E allora ti giri, ti accorgi, vedi dov'è, no? Prendi posizioni. Copri la porta, perché dei due, uno era completamente fuori dal cono della porta, senza marcare nessuno, cioè sono atteggiamenti che in questo momento della stagione non ti puoi permettere, perché significa fare un errore, significa prendere un gol e significa poi vanificare, pregiudicare una partita che può essere fondamentale. Diciamo che stasera il Pescara è caduto quasi in piedi rispetto alla... Però ce ne sono altre 4-5 di scontri diretti dove non si possono, secondo me. Anche perché le partite diminuiscono e poi insomma non c'è tanta possibilità di rimediare, non se le sbagli. Ma anche perché il dolore, il danno maggiore ti fanno queste partite e che non ti fanno crescere per niente nella consapevolezza. Cioè questi giocatori che sanno, prima che glielo diciamo noi o glielo dice il tecnico, no, di aver sbagliato qualcosa, è chiaro che cominciano ad avere dubbi su dubbi, cominciano a perdere le certezze, cominciano a guardarsi intorno, cominciano magari a andare sul sicuro nella giocata, nell'atteggiamento, e lì poi le cose non migliorano mai. Questa è una squadra che oggi purtroppo deve avere la consapevolezza, la forza,
e anche la sfacciataggine di dover crescere. Questa è una squadra che deve ancora crescere, che non può amministrare, che non è arrivata da nessuna parte e che deve in questo momento avere la convinzione non solo di poter raggiungere il risultato, ma anche di poter migliorare, di poter crescere, di ritrovare compattezza e serenità. E questo è, in questa opera credo che sia fondamentale l'attività del tecnico, che deve gestire la squadra non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche dal punto di vista mentale. Anche mentale e psicologico. Perché che gli vuole andare a insegnare? Del resto, giocatori che hanno decine di partite in bilico. Ecco perché ancora di più un capo inatteso dopo due buonissime prestazioni, soprattutto quella di Palermo, in parte anche il secondo tempo con il Bari di sabato scorso, assolutamente positivo, tant'è che il pari è stato strameritato, sebbene sia arrivato al 93esimo. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera, chiediamo scusa per l'attesa. Ciao Massimo, buonasera a voi, sono Mario. Ciao Mario, ben risentito. Anche per me è un piacere. Senti una cosa, noi stavamo ragionando su un dato di fatto subito dopo la partita, l'abbiamo vista tutti insieme, come al solito noi del gruppo nostro, e stavamo ragionando su un fatto. Noi stasera, se vediamo la classifica, se fosse finito il campionato eravamo salvi. Giusto? Sì. Questo per rimarcare quanti punti, che sfracello di punti che aveva fatto Zeman con questa squadra. Noi ci avevamo 36 punti, le ultime 8 partite senza Zeman abbiamo fatto solo 3 punti. Allora, volevo ricordare al signor Presidente che intanto, se dovessimo retrocedere, ci abbiamo un unico e solo responsabile, che è lui, primo di tutto. Secondo, come mai non ha detto più a Massimo Epifani o non lo dice al buon Pillon, perché mi sembra che Pillon non stia facendo male, però purtroppo è tardi, che questa squadra è da playoff? Certo. Comunque, voglio ricordare che in 8 partite senza Zeman abbiamo fatto 3 punti, e nonostante ciò, ad oggi, dopo 2 mesi dall'esonero del mister, siamo salvi. Ciao Massimo. Grazie Mario, grazie. Vabbè, i numeri non mentono mai, no? Perché poi tutto il resto è opinabile, è vero quello che ha detto Mario, perché la realtà è questa. Zeman aveva fatto 36 punti in 28 partite, adesso siamo alla 36esima, nelle ultime 8 il Pescara ha racimolato la miseria di 3 punti. Due con Pillon, che ha avuto che guida la squadra da 3 partite, quindi è chiaro che insomma non è che possiamo addossare quali responsabilità, non lo so, io credo nessuna, all'allenatore di Preganziol, perché chiaramente non ha avuto tempo, sta cercando di fare il massimo, anzi io credo che abbia fatto il massimo nelle precedenti 2 partite, però purtroppo può capitare di perdere a Vercelli. Purtroppo può capitare in una situazione del genere. Ripeto, sono partite imponderabili, sono scontri diretti, il campo lì è particolare, no? Hai di fronte una squadra ultima in classifica che magari avesse perso questa sera, no? Si trovava ai 7-8 punti, ai 10 punti dalla salvezza diretta, quindi è chiaro che si giocava qualcosa di più, ecco perché trovi avversari che non ti regalano nulla, che non sono poi così impreparati, per quanto la Pro Vercelli, al di là di tutto quello che si è potuto inventare il pur bravissimo Grassadonia, io continuo a dirti che è l'allenatore che forse è più bravo della squadra gallese, sono d'accordo, è una cosa che assolutamente. Però al di là di tutto questo è una squadra che ha problemi, cioè se tu forte di una posizione di classifica, anche di un vissuto, perché questa è una squadra che comunque in questo campionato non era mai stata in quella posizione, che il discorso salvezza non l'ha mai riguardato, quindi comunque una squadra con un atteggiamento e una sicurezza, doveva ostentare una sicurezza e dimostrare una sicurezza diversa, perché obiettivamente se andiamo a vedere i giocatori che ha il Pescara e quelli che ha a disposizione Grassadonia, no? Beh, certo, allora, mi pare che il paragone sia improponibile. In questa situazione qui tu devi scendere nell'arena e devi scendere allo stesso atteggiamento dell'avversario disperato, perché ripeto, negli scontri diretti ne incontrerai altri disperati o giù di lì,
E devi dimostrare di avere un qualcosa in più. Infatti queste sono le perplessità, nascono proprio da questo, no? Pronti via la squadra. Pillon in queste tre partite, io credo che la cosa che sicuramente gli si può attribuire è di aver letto le tre partite benissimo, a mio giudizio. Ha letto bene la partita di Palermo, al di là del risultato che poteva essere migliorativo rispetto a quello che si è trovato. Ha letto bene anche la partita con il Bari, contro un avversario difficile, una situazione, un pareggio arrivato agli ultimi minuti, e ha letto bene anche come andava affrontata la partita di oggi. Certo. Però purtroppo, come ci si lamentava prima del Pescara di Zeman, che poteva fare ma non riusciva, e anche qui può fare ma non riesce. Il filo conduttore è la disponibilità. Che la serie vorrei ma non posso. È la disponibilità e l'atteggiamento della squadra. Certo. Che se all'epoca non era forse al 100% corretto per quello che poteva essere l'obiettivo dei playoff, certo, che in quel momento il Pescara stava inseguendo, sì, in questo momento rischia di non essere all'altezza della situazione per quello che è l'obiettivo che il Pescara deve raggiungere. Cioè, sono d'accordissimo con te, anzi io aggiungo che i playoff sarebbero stati in realtà una conquista. Alla luce di quello che sarebbero stati una conquista. Quella che è la situazione adesso, per ma carità. Chiaramente è una squadra che bisogna anche dire è passata attraverso tante difficoltà, non ultimi, certo, gli scossoni dei cambi degli allenatori ed altro. Però comunque è una squadra che se era, e non possiamo dire di no, all'altezza di essere nella parte sinistra della graduatoria, in questo momento possiamo pensare che si sia sgretolata a tal punto, no? Da non essere in grado di reggere una pressione, sì, intelligente della Pro Vercelli, ma stiamo parlando di una situazione che si poteva gestire con grande attenzione, l'ha il primo quarto d'ora. Oggi sono stati degli errori individuali, purtroppo, che ci stanno nell'arco della partita e che hanno poi provocato quello che è successo, perché non ci dimentichiamo che in 10, sì, il Pescara poi ha reagito, ha fatto gol, sembrava una partita sotto controllo, neppure male, devo dire, neanche male, se vediamo il primo quarto d'ora, però 20 minuti della ripresa, però poi la paghi l'inferiorità, alla fine la paghi in termini di lucidità e di tante altre cose e di attenzione nella partita stessa, perché purtroppo nella circostanza fatale Fornasier non è stato impeccabile, per usare un eufemismo. Però il movimento di tutto il reparto. Esatto, però in quel caso è cascata lì la palla, certo, e quindi diciamo che ha più responsabilità Fornasier rispetto a lei. Poteva metterci una pezza, diciamo. Però prima della pubblicità, il ragionamento è questo: Pillon arriva, situazione difficile per tanti motivi, prime due partite Palermo e Bari, io non mi sarei aspettato forse neanche due punti, cioè voglio dire, in quella situazione era più facile che il Pescara avesse perso le due partite che ha giocato, non era facile, voglio dire, quindi secondo me ha fatto il massimo. Ecco perché io ritengo che sia un discorso di attenzione, di disponibilità, perché se il Pescara nel giro di 3 settimane, no, o 10 giorni dal Palermo a oggi, ha affrontato sicuramente la squadra più attrezzata del campionato, che è il Palermo, certo, sicuramente una squadra molto esperta, dove avrebbe meritato di vincere, perché non ci dimentichiamo che ha fallito un calcio di rigore, insomma, il Pescara con come Bruno, il Bari, e dimostra di aver trovato a livello di attenzione, a livello di quadratura, pur con tante sbavature, certo, perché quelle sono problematiche che si porta, però a livello di impatto, di interpretazione, qualcosa di all'altezza della situazione con queste squadre forti, chiaro che poi non ti spieghi. Infatti, perché l'errore ci sta, però subito dopo l'attenzione nel rimediare, nello stare attenti, cioè di non lasciarsi andare ad atteggiamenti che... Però quando si parlava, caro Giuseppe, di limiti strutturali di questa squadra, forse non si diceva una corbelleria, evidentemente ci sono dei limiti, sì, tu dici sono giocatori esperti, d'accordo, Crescenzi ha sbagliato perché è stato un errore, però evidentemente sono, oppure Fornasier in occasione del gol del 2-1 che ti ha tagliato le gambe, però sono errori questi che si ripetono, si sono sempre ripetuti, sono stati una costante nell'arco di questa stagione. Sì, è una squadra che ad una base abbastanza stratificata e consistente di giocatori esperti, alcuni molto molto esperti,
Sono stati inseriti alcuni giovani per dargli una connotazione di squadra giovane che poi, al di là di qualcuno come il Koulibaly o il Valzania, che hanno, o Carraro in una prima fase, che hanno più o meno giocato con costanza, tutti gli altri sono loro. Certo. Cioè alla fine sono loro. È chiaro che anche alcuni interventi fatti nel mercato di gennaio, penso a Balzano, è stato fatto per portare un giocatore esperto, no, a dare il suo contributo, indipendentemente dal rigore di stasera, che non è. Però già il fatto di Balzano, però è arrivato in estate. Balzano, parlavi di Balzano. Balzano è arrivato in estate. È arrivato l'ultimo giorno di mercato. Ah, va bene, allora. Vabbè, no, perché comunque, poi per dire, non per ha dire, giocato molto. Per dire, d'accordo. È un giocatore che comunque non è riuscito per situazioni a diventare un punto fermo di questa squadra. Certo. Ed è chiaro che su questi giocatori, su Campagnaro, su Brugman, su Balzano, i ragazzi o anche quelli che in questo momento, su Fiorillo, è chiaro che a loro si devono aggrappare. Assolutamente. Quindi sono loro che in questo momento, secondo me, al di là dell'allenatore, che è arrivato da poco e che può dare, no, una organizzazione, e sono loro che devono riuscire a portare fuori il Pescara da questo rischio. Al momento ancora non è nulla né di precluso né di irrimediabilmente compromesso, però comunque è un rischio, però la situazione è pericolosa. È un pericolo che c'è, e ripeto, la fortuna del Pescara è che ha gli scontri diretti, perché lì ti giochi con un avversario, punti che valgono doppio, e in caso di vittoria... Certo. Comunque stavamo parlando prima della pubblicità, un dato numerico: 60 gol subiti in 36 partite. Purtroppo il reparto arretrato è stato un po' il tallone d'Achille di questa squadra, ma non di quest'anno, negli ultimi 4, 5, 6 campionati siamo già a quota 60 gol subiti. Però in alcune stagioni aveva avuto il classico bomber che ti faceva partire sull'1-0. Questo è vero. O male che andava sull'1-1. Assolutamente. Allora ci fermiamo per pochi istanti e restate con noi. Eccoci qua, allora mezzanotte e 22 minuti, dobbiamo ascoltare Pillon. Abbiamo detto che la Pescara finora ha subito 60 gol, come il Cesena, che ha perso oggi 3-2 in casa con l'Empoli. La difesa più perforata rimane quella della Ternana, 63 gol al passivo. Ternana che però ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 partite, oggi ha sfiorato comunque la vittoria col Foggia, perché era sempre in vantaggio per ben 2 volte. Il Foggia sta dimostrando di essere una squadra davvero di rango, a 50 punti in classifica, meno 2 dai playoff, anche in virtù di una campagna di rafforzamento a gennaio in cui evidentemente il Foggia non ha badato a spese. Giocatori importanti: Greco, Kragel, il famoso Kragel, Tonucci in difesa, Zambelli, l'ex Brescia Empoli, insomma giocatori importanti di categoria. Sì, io credo che il Foggia abbia corretto con la qualità di alcuni giocatori in alcuni ruoli specifici, qualche valutazione non propriamente corretta fatta in estate. Bisogna concederlo alle squadre neopromosse che pensano, al Venezia è successo in maniera abbastanza agevole, di mantenere comunque l'assetto di una squadra che per vincere un campionato durissimo come quello della Lega Pro comunque deve avere, no, una certa qualità, delle certezze, ecco, di mantenere lì. Per il Foggia non è stato così, e addirittura Stroppo ha dovuto mettere in discussione, no, lo stesso suo modulo. Però è stato intelligente da un lato a adattarsi alla situazione, dall'altro la società, oltre a dargli fiducia, gli ha messo a disposizione quel tasso di qualità in più. Sì. E il Foggia ha sempre avuto una organizzazione, un'identità di gioco, un'identità dalla prima partita tra le migliori della stagione. Ha sempre giocato un gran calcio. Adesso no, assolutamente. Tra le altre cose ha avuto sempre degli attaccanti che hanno supportato, perché Mazzeo, con tutto che è stato credo 5-6 partite fuori per un infortunio,
Credo che sia arrivato a 16-17 gol, qualcosa del genere, 35 anni, non è più giovanissimo, lo stesso Nicastro che è stato ceduto dal Pescara nella scorsa sessione estiva. È una squadra che, aumentando il tasso di qualità, ha cambiato completamente zona di classifica. Infatti adesso è proprio a due punti e può sperare concretamente nella conquista dei playoff. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Sì, Massimo, buonasera, sono Remigio. Carissimo Remigio, ciao. Collega di Telemolise. Ciao, ciao Remigio. Ascolta, ciao. Vi volevo fare due domande, sì, due curiosità personali. La prima sul calendario del Pescara, che ho appena visto, ha 6 partite di cui 5 con dirette avversarie, sì, diciamo, di classifica, anche se io personalmente non la ritengo parte di quella classifica, e poi l'ultima a Venezia, con probabilmente un Venezia che sarà o dentro o fuori i playoff. E volevo chiedere, mi sembra di aver capito che per il tuo ospite Tambone in pratica il Pescara avrebbe un vantaggio, cioè quello di giocarsi la salvezza con delle pari grado. Io sinceramente avrei preferito qualche squadra di rango, perché secondo me questa è una squadra che ha molta più facilità, come hai dimostrato, come correttamente dicevi tu, con Bari e Palermo, di sapersela giocare quando c'è da giocare a calcio. E poi salvezza acquisita, perché questa è una squadra che non può retrocedere, e ne sono assolutamente certo. Io chiedevo a te, che sei dentro ai meccanismi societari e quindi sai esattamente come stanno le cose, secondo te quale sarà il futuro di questa società, il futuro di Sebastiani? Perché penso che non solo la città, ma credo anche tutto l'Abruzzo si aspetta una risposta, perché sinceramente Remigio non so cosa rispondere a questa domanda, te lo dico con estrema sincerità. Una sensazione ce l'avrai, Massimo, perché le sensazioni fanno parte un po' del nostro mestiere. Però devo dirti, non ho sensazioni. Tutto può accadere, no, non quindi lo so. Ci dobbiamo rimettere al fato, in sostanza. Non so, veramente, brancolo nel buio, lo ammetto, ma la verità è questa, insomma. Si sentono comunque tante un parere autorevole lo puoi dare, cioè almeno ma guarda, io sinceramente, quali sarebbero gli Remigio indirizzi. Io sono sempre abituato a commentare i fatti in questo momento non li conosco, nel senso che sappiamo che c'è una squadra che sta lottando per evitare i play-out e quindi la retrocessione, diciamo i play-out, sì, no? Più che la retrocessione, speriamo che sia così, insomma. E per il resto veramente non so che dire, perché tra l'altro il presidente Sebastiani ultimamente non ha più parlato, quindi non sappiamo che cosa bolle in pentola, vedremo nel prossimo futuro. Comunque sicuramente è una squadra che non ha, secondo me, grossi rischi di arrivare ai play-out. Io credo di questo mi dovreste dare atto. Se si ragiona sul cammino dell'intero campionato e su soprattutto le prossime 6 gare, insomma, una valutazione si porterebbe fuori completamente dal discorso peggiore, credo. Se volevo un parere magari più approfondito da parte vostra, e vi ringrazio. Grazie a te Remigio, io ti rispondo subito, poi cedo naturalmente la parola a Giuseppe, perché effettivamente se noi consideriamo il trend delle ultime partite ci sarebbe molto da preoccuparsi, perché il Pescara, come diceva giustamente Mario, ha racimolato la miseria di 3 punti nelle ultime 8 partite. 8 partite, 3 punti, 24 a disposizione, non vince dal 10 febbraio, quindi insomma il trend non è così, come dire, entusiasmante. No, è chiaro che in Pescara in questo campionato ha fatto tanti piccoli mini campionati. In questo momento sta disputando un campionato che non ci si pensava e non dava segnali di dover disputare a inizio di stagione. È chiaro che la logica ti porta a valutare le squadre per come sono composte, per quella la storia di ognuno dei calciatori, quello che aveva anche fatto vedere di buono, anche se non di entusiasmante, a inizio stagione. Però poi è chiaro che tutto questo va bene finché poi c'è il campo che dà supporto, e in questo momento il Pescara deve avere la convinzione che deriva dalla logica, ma deve avere anche la cattiveria di poterlo dimostrare. Io resto del mio parere
che giocarmele nelle scontri diretti è meglio di avere a che fare con squadre blasonate, perché la squadra blasonata sta lottando per il playoff per vincere, certo, il campionato, e oggi sinceramente se andare ad affrontare le prime 7-8 squadre del campionato diventa molto più complicato. Che però io torno anche a quello che diceva Remigio, perché a giudicare quello che abbiamo visto questa sera al Piola di Vercelli, sai, qualche dubbio ti viene, ma non perché il Pescara, voglio dire, sarebbe bastato poco per portare a casa un punto, questo è poco ma sicuro, insomma, lo ha anche dimostrato, sebbene in 10 per 85 minuti, sì, però l'hai persa. Però Massimo, se ci mettiamo anche, se facciamo la valutazione anche del Cesena di stasera, ha fatto una grandissima partita, è riuscita a recuperare i gol lì all'Empoli, stadio pieno, applausi a scena aperta, però poi ha perso 3-2. Certo. E quindi queste sono partite che, al di là di quello che puoi far vedere, di quello che puoi dimostrare, perché hai dimostrato a Palermo di essere una squadra che poteva e non ha fatto, hai dimostrato col Bari che nonostante tutto, però alla fine questo è il momento in cui devi portare a casa i punti. Ma infatti, per partite quello sporche, diciamo, partite da battaglia. No, infatti il discorso è proprio questo, partita sporca questa squadra forse non ce l'ha nel DNA, anche se nelle ultime due partite contro Bari e Palermo ha dimostrato l'esatto contrario, perché insomma è venuta fuori quella cazzim che non riconoscevamo la squadra, no? In molte partite è sembrata una squadra bellina ma poco, no, come dire, incline alla battaglia, invece nelle ultime due partite prima di quella di questa sera ha dimostrato l'esatto contrario sotto questo profilo. Questa sera a Vercelli tu non dovevi perdere, questo è il discorso, perché ultima in classifica fuori non la puoi perdere mai. Io continuo a dire che secondo me Pillon, e non è stato questo il motivo della sconfitta, ovviamente, è andato giustamente andare lì a giocarsela per vincere, perché giochi a casa dell'ultima in classifica che ha tutti i problemi di questo mondo, che è sicuramente alla disperata ricerca di punti per poter rianimare, no, la classifica, e che se tu devi approfittarne in qualche maniera, devi andare lì con l'elmetto come loro, e poi però poi tra dire e fare, no, l'interpretazione viene sballata. Pronti via, l'elmetto ce l'aveva più la Provercelli, certo, che non il Pescara. Un po' è andata così la partita, anche se poi, ripeto, ti sei aggrappato al, cioè lo hai recuperato il parziale, perché sei riuscito comunque a pareggiarla proprio nel primo tempo con Macin. Si parlava degli scontri diretti, allora intanto c'è lo Spezia che in questo momento sembra tagliato fuori, no, dai giochi nel limbo, playoff, nel perché limbo, sono sì, 5 punti da recuperare. Non è un buon momento per l'Entella, perché io ho scritto un po' tutti i risultati delle ultime partite. Nelle ultime 9 ha vinto solo una volta a Cittadella, tra l'altro, e quindi lo Spezia è una squadra più formato esterno che interno, al picco ha fatto più fatica, è una squadra che prende pochissimi gol, finora ha incassato soltanto 36 reti, è vero che non ne fa tantissimi, 37 realizzati. Dopo Pescara-Spezia ci sarà Ternana-Pescara e poi ci sarà una serie di scontri diretti. Ternana-Pescara sabato 28 aprile, e poi si giocherà martedì 1 maggio Pescara-Cesena, Novara-Pescara la settimana successiva e poi Pescara-Ascoli sabato 12 maggio, e si chiuderà a Venezia. Il Venezia che è in piena corsa per i playoff, e quindi anche quella è una partita davvero molto, sì, molto tosta, ecco, sulla carta. Ecco il discorso, vedi, poi torniamo che il Venezia è meglio non affrontarlo, quindi facciamo finta che non c'è in questo momento, perché è una squadra che ha obiettivi importanti, è comunque una squadra di alta classifica, che comunque, volendo dirla tutta, probabilmente potrebbe non avere l'assillo che hai tu a doverti salvare rispetto a loro, che i playoff ci sono o non ci sono, vinci il campionato, arrivi terzo, quarto, quinto, è tutto importante, ma tutto va anche, no, relativizzato. Quindi facciamo conto che il Venezia non esiste, e ti giochi queste altre cose. L'unica cosa comunque in questo momento credo che sia la cosa migliore vivere la giornata. Bisogna pensare al confronto con lo Spezia e cercare di tornare a flirtare col successo. Ricordiamo, la vittoria manca dal 10 febbraio. Era più o meno nella stessa situazione la Pro Vercelli, che non vinceva dal 3 febbraio 2-3. 3-2 a Cremona, addirittura in casa dal 27 gennaio, 2-0 sull'Ascoli, dopo quasi 3 mesi è tornato a vincere l'11 piemontese di Gianluca Grassadone. E tra l'altro ha vinto questa partita col Pescara non facendo una prestazione delle migliori che ha fatto, perché ho avuto modo di vederla in gare in cui ha perso anche in casa, dove ha giocato
nettamente meglio sul piano del palleggio, proprio dal punto di vista squisitamente tecnico, però è ovvio che in questo momento non puoi pretendere che una squadra, che sia il Pescara o il Provercelli o qualunque delle altre, che metta in mostra qualità tecnico-tattiche, perché si vive, si lavora, in settimana si preparano le partite in virtù del risultato. È inutile che si gira intorno. Il risultato è l'essenza in questo momento, quindi bando alle ciance, come dire, no? Il risultato è la cosa più importante, è la cosa fondamentale, soprattutto nella fase topica di questa stagione. Restano solo 6 partite. Tra l'altro, la Provercelli è una delle poche squadre che è riuscita a battere l'Empoli nel girone di andata 2-1. Sulla panchina dell'Empoli c'era ancora l'amico Vincenzo Vivarini, e c'è da dire che con Andrea Azzoli in panchina l'Empoli non ha mai perso. Anche questo è un altro dato da sottolineare. Anche quella partita la ricordo benissimo, l'Empoli, vabbè, che veniva da una situazione difficile con l'organico, credo che non avesse proprio centrocampisti, e fu costretto a mettere attaccanti e difensori Vivarini, eccetera. Quella partita l'Empoli sbagliò l'impossibile, e neppure con le mani sarebbe riuscito a giocarla, con le mani sarebbe riuscito col pallone, molto strana. Quindi vedi che ci sono queste situazioni estemporanee, però poi alla fine in questo momento come viene il risultato non bisogna stare a guardarlo. È chiaro che è un discorso che noi dall'esterno facciamo con un atteggiamento diverso, e loro in questo momento invece devono sentire assolutamente, perché non si può far finta di niente, devono sentire tutta la responsabilità, il peso di una situazione in cui in un modo o nell'altro si sono cacciati loro, e da lì si devono cacciare loro. Ne devono uscire loro. Allora ci fermiamo per la seconda volta, linea Danilo Cinquino, che naturalmente ringrazio, restate con noi, poi alcuni post sulla pagina Facebook Rete 8 Sport, tra pochissimo. Beh, torniamo in diretta da studio, mezzanotte e 39, stiamo per ascoltare Pillon, però prima chiedo a Danilo Cinquino di farci vedere l'azione, il gol di Rajčević, per essere ancora più precisi, come pronuncia, montenegrino. 2 anni fa, era l'ottobre credo del 2015, a Vicenza, quando la Padula segnò il suo primo gol con la maglia biancazzurra, la partita finì 2-2, Rajčević segnò questo gol, il gol che aprì la partita, sbloccò il punto. Lo teneva, ha cercato di tenerlo, senza fortuna, sempre Fornasier. Sì, diciamo che non è forse fortunato. Se lo ricorderà a lungo, forse. Non è fortunato con questo. Ricordo, insomma, poi nei commenti molte responsabilità scritte proprio a Fornasier, che qui, insomma, è chiaro che non è stato attento nella circostanza, no? Si è fatto fare questo movimento mezzaluna da parte di Rajčević, che non è poi un fulmine di guerra sul piano della velocità. Il tiro non è neppure irresistibile, però comunque gli hai concesso... Ti sei corso appresso. Infatti, no, l'abbiamo voluto far rivedere così, perché sicuramente la bestia nera evidentemente non gli porta molta fortuna. Era l'ottobre credo del 2015, quella partita finì 2-2, Rajčević sbloccò il punteggio, poi ci fu il pareggio di La Padula, il primo gol con la maglia del Pescara di Massimo Oddo, addirittura il Pescara in vantaggio con Memusciai, e poi il pareggio su calcio di rigore praticamente a tempo scaduto di Leonardo Gatto, fratello di Massimiliano, che milita appunto nella Provercelli, che ha propiziato il gol del 2-1 firmato oggi questa sera da Rajčević. Allora Lorenzo Morbido, alla fine dovremo ringraziare Zeman se ci salviamo. L'unica cosa positiva che abbiamo adesso è la preparazione fisica. Suo lascito, Giampiero Spex, Vercelli, tradizione sfavorevole, fu espulso Zampano e sappiamo come finì, non è andata diversamente oggi, ma ci salveremo forza Pescara. Ha ragione Giampiero, perché la tradizione è negativa negli ultimi 2 confronti, addirittura il Pescara ha subito 8 gol proprio l'anno di Oddo, il girone di ritorno, la Provercelli ne rifilò 5 al Pescara con l'espulsione. Ha ragione di Zampano, ricorda molto bene l'amico che ci ha scritto, oggi è finita 3-1, quindi negli ultimi 2 confronti 8 gol subiti. Andrea Potenza, campagnaro fondamentale per la salvezza del Pescara. Loris Moggino Mazzioli, era una partita da vincere, l'abbiamo persa in malo modo, anche tenendo il campo bene per larghi tratti della partita, seppur in inferiorità numerica, ma comunque l'abbiamo persa, per di più contro l'ultimo in classifica.
andiamo avanti al di là degli errori dei singoli che purtroppo commentiamo d'inizio campionato, ci manca la voglia di vincere partite decisive come quella di stasera, non dobbiamo mollare, ma ora si fa durissima, manca la voglia di vincere, secondo te, come scrive Loris? Non credo che sia questo il punto. No, il ragionamento era che era una partita dove... che si poteva vincere, certo, che era stata anche preparata, secondo me, ecco, magari mi trovo d'accordo per quello che avevo detto prima, per poterla vincere. Sì, perché ha messo più qualità oggi, no? Mancini a centrocampo, Falco davanti. Assolutamente, ma io credo che... Mazzotta dietro. Pensare di andare lì a gestire... Maggiore spinta. A gestire una partita su un campo in sintetico, dove il pallone rimbalza e scorre facilmente, con un giocatore come Mammarella... No? Che ti da tre quarti campo ti manda quei cross tagliati, no? Che sembrano dei calci d'angolo, sarebbe stato veramente un suicidio. E l'allenatore non l'ha commesso, però poi le cose non sono andate come, certo, come pensava e come era logico giocarsela. Quindi sotto questo aspetto è chiaro che ha voluto dare un segnale di forza, anche perché veniva, ripetiamo, da due partite, certo, due, sì, confronti, sì, sì. Allora attenzione, Palermo abbiamo quasi vinta, col Bari l'abbiamo recuperata bene, no, ma questa... Poi c'è da considerare anche un altro aspetto, Giuseppe, perché prima della partita col Bari aveva già detto in conferenza stampa la vigilia, quindi venerdì scorso, ho qualche dubbio, poi ha rivelato di che cosa si trattasse, cioè dopo la partita col Bari pareggiata al 93esimo gol di Pettinari, avevo in mente di far giocare sia Macin che Falco, che poi sono entrati in corso d'opera e hanno fatto anche bene, soprattutto Macin che ha propiziato il gol del pareggio, quindi aveva già intenzione comunque Pillon di far giocare questi due giocatori già nella partita interna col Bari. Teniamo conto che però in questa partita, ma anche col Bari sarebbe stata la stessa cosa, ed era un po' il dubbio che si è portato avanti sia Epifani ma anche Zeman, sì, sono mettere insieme tutti questi giocatori che sanno palleggiare, che sono tecnici, eccetera, aggiungendoli anche un giocatore di grande qualità come Brugman, sì, significa avere, no? Ci mettiamo anche Capone dall'altra parte, ho già giocato Mancuso, ma poteva esserci anche Capone, significa che lì vai a mettere 4-5 giocatori, no? Che è vero, certo, che fanno preoccupare le squadre avversarie, no? Con i loro movimenti, ma fanno preoccupare anche te, perché poi chi è che corre, chi è che salta, chi è che mostra i muscoli, quindi è chiaro che sono buoni giocatori, ma la compatibilità, la possibilità di metterli contemporaneamente tutti in campo presuppone che tu abbia un atteggiamento, una sicurezza, un modo di giocare dai 30 metri in giù, no? Che riesci a supportarlo. Purtroppo il centrocampo di questa sera era ottimo per quel tipo di partita che voleva fare Pillon, però si è rivelato pessimo per quanto riguarda la capacità di andare a chiudere nel momento in cui eri in difficoltà, perché abbiamo parlato dei due terzini, anche se credo che Mazzotta abbia fatto un'ottima, sì, partita, questo va detto, parliamo dei due esterni, però parliamo anche dei raddoppi che non ci sono stati, perché, sì, il centrocampo non sono andati mai a contrastarlo, Mammarella invadeva la fascia, no? come è solito fare, quindi è chiaro che poi quando hai palla tu, è vero questo, quando la palla ce l'hanno gli avversari e bisogna concedergliela, che succede? Perciò, sei quindi, troppo vulnerabile, quindi se i dubbi sono giusti. Sono mancati anche i raddoppi, voglio dire, in fase di non possesso. Sì. Perciò dico, quindi qualche dubbio sul fatto che magari abbia un po' troppo sbilanciato la squadra, pronti via il mister? No. Sì, ma bisogna anche concedere, io credo che un allenatore che sono tre settimane che sta, certo, qui, bisogna anche concedergli qualche dubbio, anche qualche incertezza sulla conoscenza dei vari giocatori, sulla compatibilità dell'uno e dell'altro, perché molto spesso anche in allenamento, no? Non sempre riesci a cogliere delle sfumature di un giocatore che va messo insieme però, con gli altri. Quindi, non ci dimentichiamo neanche che ha inciso in maniera alla fine forse determinante, perché è venuta meno la lucidità, no? Giocare 85 minuti in inferiorità numerica, sì, cioè dopo 10 minuti pescare in 10 cambia tutta la partita e tutto lo spartito, certo, insomma, anche l'idea, certo, di calcio che vuoi esprimere in un certo qual senso. Allora andiamo a leggere qualche post e poi sentiremo Pillon piuttosto sconsolato a fine partita nella sala stampa dello stadio Piola di Vercelli. Simone D'Annibale scrive: ciao Massimo, dopo due ottime gare contro Palermo e Bari oggi mi sarei aspettato una
partita ben giocata da parte di tutta la squadra, anche perché ho visto che questa squadra adesso ha un'anima. Purtroppo la partita è stata condizionata dalla sciagurata espulsione di Crescenzi. Testa alta, no, testa alla prossima partita con lo Spezia, da vincere assolutamente. Un abbraccio, grazie Simone. Andiamo, Lorenzo Morbido credo che l'abbiamo già letto, vediamo un po' se c'è qualche altro, Loris pure, forse un altro, ne manca Carlo D'Andrea, Carlo Andrea. Ternana, Novara e Ascoli ci daranno filo da torcere, essendo scontri di salvezza. Se ti devi salvare non puoi perdere con la Pro Vercelli 3-1, non importa il gioco bello o brutto, ma solo i tre punti. Anche questa è una logica del calcio, soprattutto in un momento del genere in cui servono soprattutto i punti e direi le vittorie, visto che il successo, lo ripetiamo, manca dal 10 di febbraio. Hai rovinato una partita, Crescenzi lo scrive, fammi leggere chi, scusa, Roberto Ascenso, ancora Roberto Ascenso, il nostro presidente ha detto che uscirà dalla porta principale, giuro che lo accompagnerò io. Mamma mia, che arbitro, c'è chi se la prende anche con l'arbitro. Qual è la tua valutazione sull'arbitro? Sul rigore? La vogliamo rivedere un attimo? Ecco, chiedo a Danilo Cinquino, perché le immagini non sembrano chiarissime, anche se forse Balzano il fallo l'ha commesso. Non sono chiarissime, ma comunque è stato un dribbling secco di Bifulco. Sì, tra l'altro gli ha fatto un dribbling fintando di andare, certo, sul destro ed era messo male col corpo. Chiaro. Perché no, si è girato, quindi mai dare la schiena all'avversario. Poi quando è stato molto rapido, insomma, è stato molto abile. È stata una bella giocata, questa finta. L'ha lasciato sul posto. Se non l'ha effettivamente toccato in occasione del rigore, comunque questo tentativo con la mano di prenderlo è stato molto, molto imprudente. Eccolo qui, allora lo va a puntare, Bifulco punta Balzano, serie di finte, è stato molto bravo, devo dire, perché palla c'è, palla non c'è, gli ha fatto una cosa del genere, però insomma è un giocatore... Era proprio il discorso del giocatore di piede destro che ti gioca a sinistra, certo. Dall'altra parte ti trovi il destro che ti marca, no? L'imprevedibilità è quello che ti sposta il piano, chiaro, no? destro, sinistro, sinistro, e anche dall'altra parte. Ecco, vediamo un po' se da qui si riesce a valutare meglio, poi andremo al telefono. Anche il rimpallo, no? Sì, non ti dice bene neppure il rimpallo, quindi è chiaro che... E da qui non si vede se lo abbia trattenuto Balzano. Possiamo farci un'idea, perché era tra l'altro coperto da diversi giocatori. Sì. Sinceramente non... No, perché ci sono state le proteste da parte dei giocatori del Pescara, però effettivamente non si capisce. Non si capisce, vediamo. Vediamo che entrano i due giocatori, escono uno per terra e uno con le braccia alzate. Sì. Non me la sento né di dare responsabilità all'arbitro, perché era piazzato sicuramente meglio di noi, che la vediamo in televisione rallentata. Certo, questo dobbiamo sempre ripetere. Guardiamo da un giocatore all'altro. Non ci mettiamo d'accordo neanche magari esaminandolo all'arbitro. Poverino, per carità, sta lì. Quindi figuriamoci. È stato comunque imprudente probabilmente a toccarlo quel po' che gli ha dato la scusa, se non fosse destrezza e abilità da parte di Bifulco, non c'è dubbio alcuno. Andiamo al telefono. Sai, la lucidità che ti deve, che in chiaro. Questo momento era il primo tempo, devi avere nel non però. Certo. Successo. Pronto Rete 8 Sport? Ciao Massimo, buonanotte, sono Nicola, ciao. Ciao carissimo Nicola. Ciao carissimo Massimo. Ieri sera ci siamo sentiti e ti avevo esternato il mio pensiero circa il timore che avevo incontrando queste squadre tipo la Vercelli. Sì. Ho detto che unitamente a Cesena e Ascoli rappresentano difficoltà, in quanto sono abituati loro a lottare in un determinato modo e a noi manca quella grinta e quella determinazione. Però voglio dire, come ha detto giustamente il signor Tambone, l'approccio di questa sera è sbagliatissimo. Andiamo a Vercelli, una partita quasi decisiva, se non decisiva, dove ci facciamo come al solito sorprendere nei primi minuti e ci becchiamo il gol. Dopodiché abbiamo reagito bene, dovevamo portare a casa il risultato. Gli ultimi 10 minuti, come al solito, di nuovo la solita cappellata, quasi il 30° gol che becchiamo tutto allo stesso modo, cross, e quindi il nostro difensore come al solito dorme e l'attaccante ci fa gol. Ora il problema è uno solo, Massimo, io non voglio farlo lunga. Qui dobbiamo stare molto molto attenti, innanzitutto non dobbiamo dare per scontato che la Spezia sia una partita facile, perché a noi Forte e Granoce ci daranno molti problemi.
e poi da qui alla fine del campionato dobbiamo fare almeno 8-9 punti. Questa squadra con questa mentalità di fra ingenuità e disattenzioni non la vedo così concentrata, per cui noi, secondo me, il pericolo esiste e anche forte, sperando che Pilone riesca a trasmettere e a toccare le corde giuste. Poi ti volevo dire, ma la situazione infortuni, ma Palazzi e Proietti sono scomparsi dalla rosa. Palazzi ha avuto un infortunio gravissimo proprio nella trasferta di La Spezia, era il mese di novembre, finito non il credo che ce la faccia. Proietti purtroppo ancora problemi, quindi Palazzi lasciamolo perdere perché non credo proprio che rientri. Ma io pensavo che Proietti, si parlava di 20 giorni, un mese. Proietti purtroppo fa ancora differenziato, quindi insomma non credo che ce la faccia. Non lo so se magari le ultime 2-3 partite, lo speriamo tutti, però a questo punto poche speranze. Su Palazzi credo che non ci siano dubbi, insomma questo ragazzo ha subito un infortunio gravissimo, la rottura del crociato nella trasferta di La Spezia, quindi ho capito. Difficile che possa tornare abile e arruolabile. Assolutamente no, ecco, io ribadisco il punto, mancando 6 partite, diciamo 7 sì. Partite, per cui ci sono sono 6 partite, 18 punti, dobbiamo farne almeno 9, volevo la vostra opinione, se saranno sufficienti per tirarci fuori da questa situazione antipatica e non degna del nostro palmarès. Perfetto, grazie Massimo, a te. Buonanotte. 39 ciao. Più ciao. 9, 48 punti, ne ha parlato anche Pilon, tra poco lo ascolteremo. Pilon ha detto dobbiamo arrivare a quota 48, secondo te sono sufficienti 48 punti, valutando che ci sono comunque ancora diversi scontri diretti? Quello, per esempio, sabato prossimo ci sarà proprio Entella-Provercelli. Sì, sono ottimi e abbondanti, a maggior ragione se colti in alcuni scontri, no? I 3 punti forse presi con il Cesena e con l'Entella valgono sicuramente di più dei 3 certo. Punti eventuali con Ascoli e Ternana, perché ti danno quel margine, no, del punto in più però il vantaggio, io credo che i 48 possano essere un livello di sicurezza, diventa importante però prenderli questi benedetti 9 punti. Sarebbe l'ideale prenderli in 3 scontri diretti e non sgranarli in altri, sempre. Però poi è chiaro che sono tante le squadre coinvolte e può succedere di tutti. Assolutamente. Non bisogna fidarsi, e per questo io dico che essere artefici del proprio destino è sempre la scelta, la situazione ideale assolutamente, perché non devi dipendere da altri. Allora ci fermiamo per l'ultima volta e poi ci saluteremo, non prima però di aver riascoltato i brani più significativi della conferenza stampa di Beppi Pilon, tra pochissimo. Eccoci qui, torniamo in diretta da studio. Prima di ascoltare Pilon, vogliamo leggere un paio di post che avevamo intravisto mentre si disquisiva naturalmente di questa partita. Intanto ricordiamo anche in Serie A si è giocato un anticipo ormai ieri sera, perché è lunedì notte, Inter batte Cagliari 4-0, domani il resto del programma. Queste le partite, vediamo un po', sì, le partite saranno queste qui: Benevento-Atalanta, Crotone-Juventus, Fiorentina-Lazio, Napoli-Udinese, Roma-Genoa, Sampdoria-Bologna, Spal-Chievo-Torino-Milan e Verona-Sassuolo. Alle 18 si anticipa Benevento tra Benevento e Atalanta, come già ripetuto il resto del programma, alle 20:45. Queste le partite di domani, Serie A, 33esima giornata, l'Inter a Valanga, travolto il Cagliari, 4-0 il verdetto finale. Di oggi. Di oggi che le partite, dico. Ah, le partite di oggi, hai ragione. Abbiamo già detto sì, effettivamente hai ragione. Abbiamo perso la cognizione del tempo. Andrea Maria Costanzo scrive: buonasera Massimo, inutile recriminare, bisogna solo riempire domenica lo stadio. Mi auguro che la società per una volta azzecchi una mossa, ovvero portare i biglietti a 2 euro. Non sarebbe una brutta soluzione, per così dire, anzi. Noi auspichiamo che la società magari possa, no? Che dici?
Diciamo che quando il gioco si fa duro e i duri cominciano a giocare. Il Palermo l'ha fatto, Zamparini l'ha fatto. È il momento in cui bisogna. Secondo me sì. Bisogna serrare le fila. Dai. Sono d'accordo. Andiamo ancora a leggere un altro post, poi sentiremo anche Pillo. Per fare coraggio alla squadra, che in questo momento. Certo. Noi qui, quello sbagliato, quello cross, no, quello infatti. Così, l'atteggiamento. Vabbè, ma i primi colpiti. No, dico i primi colpiti da questa situazione. Ma loro lo sanno perfettamente. No, ma io difatti. Noi purtroppo abbiamo questo compito ingrato tra virgolette di sottolineare anche quello che non va. Quando facciamo i complimenti è giusto fare i complimenti, però quando si sbaglia bisogna dirlo sempre col massimo del rispetto, ci mancherebbe. Andiamo allora a leggere un altro post. Igor Falini scrive: buonasera Massimo, purtroppo ci complichiamo la vita da soli, oggi Crescenzi, io spero che i giocatori si stringano e si compattino per uscire da questa bruttissima situazione. Pillon ci porterà la salvezza, spero di vedere Cocco come ariete d'area di rigore senza nulla togliere a Pettinari. Sono tristissimo. Ciao Massimo, buona serata a te e a Giuseppe Tambone. Grazie Igor, su con la vita, perché insomma i problemi sono altri, però è chiaro che c'è la speranza di poter battere magari domenica lo Spezia e far tornare il sorriso a tutti i tifosi del Pescara. Intanto sentiamo Pillon a fine partita, piuttosto sconsolato, guardate bene l'espressione di Pillon, ne ha ben donde, insomma forse non si aspettava, anzi sicuramente non si aspettava neanche lui lo svolgimento in sé di questa gara, così come è nata male, è finita peggio. Nel mezzo però un buon Pescara che era riuscito a riequilibrare le sorti del match e che aveva di fatto in pugno la partita, perché non era successo più nulla negli ultimi 15 minuti, e poi è arrivato questo errore del comparto arretrato, segnatamente di Fornasier, che ha sparigliato le carte in tavola, e poi la Pro Vercelli ha segnato anche il tris con lo stesso Rajcevic. Sentiamo Pillon. È un grosso rammarico perché la squadra ha fatto in pieno, cioè in 10 contro 11 per tutta la partita, perché più di questo non si poteva fare, e secondo me il secondo tempo abbiamo fatto anche bene perché abbiamo avuto le possibilità di passare in vantaggio. Poi alla fine siamo un po' calati perché eravamo stanchi, ci siamo abbassati e su un cross abbiamo preso gol. Non dovevamo. Nella parte finale della partita dovevamo stare dentro la partita, non sbragare così come abbiamo fatto, nel senso abbiamo cercato tutti in avanti, forse per troppa generosità, però dovevamo stare un po' più attenti. Un grosso rammarico perché la squadra ha giocato, nonostante in 10 contro 11, ha fatto quello che doveva fare. Il calcio ha fatto di queste cose. Negli episodi ci è girata male, voglio rivedere il rigore che mi sembra quanto un dubbio, uno su di noi c'era nettissimo, perciò... Niente, bisogna guardare avanti e pensare alla prossima, non c'è niente da fare. Sapevamo che partivano forte, dovevamo stare un po' più attenti da questo punto di vista e essere più aggressivi, ma poi siamo stati molto condizionati dalla doppia espulsione, dalla doppia ammonizione su Crescenzi. Un po' ingenua sì, nel senso che doveva stare un po' più attento, sapendo di essere ammonito, lascialo andare, insomma, c'eravamo in tre lì. Le contromisure quando sei in 10 è difficile prenderle, nel senso che noi abbiamo continuato a giocare cercando di mettere Falco su Vives sul 3-5-2 e con i nostri tre centrocampisti cercando di contenerli centralmente. È chiaro che la coperta è corta, tiri da un lato e scopri le fasce. Quando sei uno in meno succedono queste cose qua. Poi alla fine è chiaro, volevamo rimediare la partita, siamo andati tutti su ma sbagliando, dovevamo essere un po' più compatti anche lì. Analisi? Ma credo delle parole di Pillon, naturalmente. Sì, credo che alla fine sa lui, no, che cosa aveva chiesto anche nell'intervallo, perché sono una partita che credo si sia giocata anche nell'intervallo, quando il Pescara si è ritrovato lì a ricambiare strategia in maniera compiuta. Sostanzialmente lui ha detto che sul 2-1 gli è piaciuto che la squadra si sia un po' lasciata, si sia buttata via, no? In sintesi, doveva essere più compatta. Sì, io avrei preteso un po' più di attenzione prima del 2-1 perché a quel punto lì non prendi il 3-1, certo. No, perdi 2-1 allo stesso modo, quindi è chiaro che in quel momento ci però sta piuttosto anche questo sconsolato, hai notato? Sì, forse abbastanza, un po' provato, sì. Un po' provato. Vabbè, ma anche per lui in queste 2 settimane che è qui a Pescara
Chiaro, è tutto da imparare, tutto di fretta, non può incidere, no? Compiutamente su alcune situazioni, magari anche come vorrebbe, perché la squadra va gestita, l'ha riportata un mese dietro. Però penso Giuseppe, anche perché credo che avesse anche lui tante aspettative su questa partita dopo le due ottime prove fatte contro Palermo e Bari. Ma è inevitabile. Quindi diciamo che la delusione arriva proprio da questo. È quello che dicevo io prima, è chiaro che dopo queste due partite ti vai a giocare la partita con la Provercelli, è chiaro che lì devi provare a crescere ancora. Col Bari sei cresciuto rispetto a Palermo, qui dovevi crescere, e qui invece probabilmente, anche per il fatto che, ripeto, è da poco e anche lui sta scoprendo un po' tutto, avrà scoperto dei lati forse che non pensa, negativi, no? quelli che tu chiami limiti, no? Degli atteggiamenti, delle situazioni, e probabilmente anche lì le sue valutazioni da stasera in poi saranno calibrate, anche tenendo conto di queste cose che escono. Ma il discorso è quello che né lui né la squadra in questo momento possono provare né di fare esperimenti e né di cercare di dimostrare cose diverse. Io credo che bisogna essere molto semplici, molto lineari, molto attenti, e cercare di fare quanti più punti si possano fare. Assolutamente. Allora chiudiamo ricordando che lo Spezia ha perso in casa 1-0 contro il Brescia. Il Brescia si è tirato fuori praticamente dalle acque limacciose della classifica, 45 punti se non ricordo male in graduatoria, 6 partite dall'epilogo. Ha deciso Torregrossa, uno degli attaccanti più bravi di questa Serie B, non da oggi perché lo conosciamo ormai da diverse stagioni, in classe 92. 18esimo minuto, il Brescia ha messo subito in chiaro le cose, lo Spezia non è riuscito a riequilibrare le sorti di questo match. Tra l'altro lo Spezia che veniva da un'ottima partita a Frosinone, nel primo tempo aveva dominato, poi la partita è finita 1-1 col Frosinone in vantaggio e poi il pareggio della formazione Pessina. Sì. Formazione di Gallo. Oggi Gallo ha schierato la squadra secondo i canoni del 4-3-1-2, con un po' il sistema di gioco abituale dello Spezia dall'inizio del campionato. Manfredini tra i pali, De Col, Masi, Ceccaroni e Lopez a comporre il reparto arretrato. Pessina, Wande e Mora a centrocampo. Attenzione, De Francesco, una vecchia conoscenza degli sportivi aquilani, soprattutto perché ha giocato per 2 anni in Serie C nell'Aquila dal 2014 al 2016, è stato preso a gennaio dalla Regina, un classe 94 che qui in Abruzzo nell'Aquila ha fatto molto bene. Oggi è stato schierato titolare nella terra di nessuno, diciamo così, da Gallo. Alle spalle giocavano, alle spalle di Francesco, Marilungo e Granoce, poi è entrato forte ex Teramo al 62esimo. È una squadra, come diceva Giuseppe, sicuramente esperta, no? Una squadra anche fisica, soprattutto dietro. Oggi mancavano 2 giocatori, Terzi era squalificato, poi c'era un'altra assenza, adesso non mi viene il nome del giocatore che mancava. Dalla formazione che hai dato non ha giocato Maggiore, che è un giovane, giocatore, credo che sia il miglior centrocampista che giocò una grande partita all'andata contro il Pescara. Credo che segnò il primo gol, se non vado errato, Maggiore. Però giocò una grande partita, un 97? Sì. 97. No, 98, fece, credo sia 98. 98, mi fece un'ottima 98. Impressione. Non c'era Maggiore oggi, però ha giocato De Francesco, probabilmente una sorta di mini turnover operato da Fabio Gallo, che lo scorso anno allenava il Como, aveva Pessina in quella squadra, un classe 97 che viene dal Milan, poi acquistato dall'Atalanta insieme con Vido nell'ambito dell'affare Conti, che è stato ingaggiato dal Milan, quindi adesso è di proprietà dell'Atalanta Pessina, a lungo corteggiato dal Pescara, era uno dei giocatori su cui puntava l'ex DS Peppino Pavone. Pessina sta dimostrando di avere delle grandissime qualità, tu lo conosci perché non solo è una mezzala classica, ma è pure una bella mezzala classica. Giocatore molto, molto eclettico, intelligente, completo, un tasso tecnico, un bel piedino. Sì, sicuramente sarebbe stato un giocatore definito nel 4-3-3 di Zeman, che non gli avrebbe richiesto adattamenti, alchimie ed altro, però
Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo fare una ragione. E poi, tra l'altro, non dimentichiamo Gilardino che ha realizzato un grandissimo gol qualche settimana fa. È stato il gol più bello di quel sabato in Serie B. Probabilmente uno dei più belli dell'intero campionato. L'ho rivisto rivitalizzato anche con l'ambiente, un feeling particolare con la squadra. Probabilmente lo hanno fatto sentire importante e lui si sente ancora di dare e sta dando, credo che abbia fatto delle ottime partite. E sicuramente lo Spezia insomma non attraversa un buon momento, non è un momento propizio per la squadra di Gallo, un solo successo nelle ultime 9 partite, ha fatto il suo bel campionato, 5 punti in ritardo dai playoff, sembra tagliato fuori dal discorso playoff l'11 Ligure, però è una partita sicuramente dura per il Pescara, ricordiamo Pescara-Spezia domenica ore 17.30, le chiacchiere stanno a zero, bisogna tornare a flirtare col successo che ricordiamo latita ormai dal 10 febbraio, 1-0 sulla Salernitana, in panchina c'era ancora Zeman, gran gol di Brugman su punizione. Io ringrazio Giuseppe Tambone per il suo prezioso contributo. Grazie. Anche perché è già tardi, 1:09, mi ho fatto tante chiacchiere. Aspettavo la tisana, le erbe che mi avevi promesso per andare sarà a dormire per prendere sonno volta. Come di solito. Grazie Giuseppe Tambone, grazie Danilo Cinquino in regia, a voi per l'attenzione, ancora buonanotte. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding.